i 5 minuti dello Spirito Santo. Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito divino, vieni Paraclito, Consolatore, dolce ospite dell'anima, vieni Spirito di pace, Spirito d'amore, Spirito creatore, vieni Padre amoroso dei poveri. Vieni Spirito Santo, con i tuoi 7 doni sacri, perché io sia docile alla tua azione, e liberami da tutto ciò che mi ferisce. Giorno 3 giugno. Con lo Spirito Santo si riversano in noi i suoi doni più preziosi, che ci rendono più docili a seguire i suoi impulsi, a essere meno schiavi di ciò che ci fa male, e a lasciarci spingere verso cose buone e belle. I 7 doni sono: sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e timore di Dio. Isaia. Se avete già ricevuto la cresima, sarebbe bene che rinnovaste la grazia di questo sacramento. E se non l'avete ricevuta, è bene che ci pensiate. Il rito è molto semplice. Consiste nell'unzione con olio profumato, crisma, da parte del vescovo sulla fronte, pronunciando le seguenti parole: ricevi con questo segno il dono dello Spirito Santo. Questa unzione si imprime, come un segno permanente all'interno della persona, e per questo motivo si riceve una sola volta. Ma una volta ricevuto, possiamo invocare lo Spirito Santo, chiedere perdono per i nostri peccati, nutrirci con la lettura della Bibbia e l'Eucaristia, affinché la grazia della cresima si ravvivi e cresca ogni giorno di più, affinché lo Spirito Santo riformi pienamente la nostra vita. Te preghiamo, o Spirito Santo, ora e sempre, con questa bella preghiera allo Spirito Santo di Santa Caterina da Siena. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Per la tua potenza attirarlo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre, e dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo amore, Cristo amore. Amen.